Buon pomeriggio bambini, per la rubrica Conosci il tuo nemico. Oggi vi presentiamo un personaggio molto scomodo, molto molto cattivo e anche molto molto brutto, che ci sta facendo penare in questi giorni, perché è colpa sua se siamo in isolamento da tanto tempo, è colpa sua se non possiamo vedere i nostri amichetti. Vi presento il coronavirus. Ciao coronavirus. Dove sta? Ma che cosa ha fatto dietro coronavirus? Cos'è? Che brutto, mamma mia, bambini, quanto è brutto il coronavirus! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Mamma mia! Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del Coronavirus TG! Ecco, sì, fa anche il TG. Allora, bambini, il coronavirus adesso dirà tutte le precauzioni che dovrete adottare per prendere il coronavirus. Quindi voi, che siete molto intelligenti, dovete fare il contrario di quello che vi dice. Dovrete fare il contrario. Prego, coronavirus! Prima cosa di tutto vi suggerisco di non preoccuparvi assolutamente di quello che dicono continuamente in televisione. Potete uscire e abbracciare tutti quanti senza alcuna paura. Assolutamente no, ancora non si può uscire, dobbiamo rimanere a casa con mamma, papà, i nostri fratelli o le nostre sorelle e stare con loro. Possiamo fare tantissime cose a casa, possiamo leggere i libri, possiamo giocare con i nostri amichetti anche online. Naturalmente andiamo a scuola la mattina perché ci colleghiamo online, possiamo fare tante cose belle, vedere magari dei bei film insieme a mamma e papà, ma assolutamente non si può uscire ancora. Prego. È obbligatorio andare a fare la spesa almeno una volta al giorno, anche se gli esperti consigliano di recarsi al supermercato almeno 3 volte al giorno. Assolutamente no, bambini, ditelo ai vostri genitori. È un bugiardo questo cattivo coronavirus. Bisogna andare a fare la spesa solo quando è necessario, possibilmente una volta a settimana, come facciamo tutti quanti, mai 3 volte al giorno o una volta al giorno. Poi? Secondo uno studio dell'Università del Michigan, bisogna starnutire dentro un fazzoletto e poi con lo stesso potete disinfettare tutte le superfici della vostra casa, così. Assolutamente no, non date retta a questo bruttone. Se vi viene da starnutire oppure da tossire, dovete fare come fa Batman quando si nasconde dietro il mantello, così. Oppure così. E così sarete... Che cosa sto facendo? Sarete tranquilli, non vi preoccupate bambini, non vi succede niente. Basta che non date retta a questo bruttone. Poi coronavirus. Andiamo avanti, ultimo sì. Consiglio. Sì? Quando i vostri genitori tornano dal supermercato o dal lavoro, correteli incontro e fatevi accarezzare. No, assolutamente no. Qual è la prima cosa che devono fare i nostri genitori quando tornano a casa? Devono lavarsi bene le mani. E anche voi bambini, ogni tanto lavatevi bene le mani, così bello. Lavarsi le mani sotto l'acqua, ciaf, 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 un minuto con tanto sapone e poi fate lavare le mani ai vostri genitori e cosa che brutto. E poi potete abbracciarli quanto volete, va bene? Allora io adesso salutiamo il coronavirus e speriamo di non rivederlo più, vero bambini? Ciao bruttone, ciao! Alla prossima edizione del Coronavirus TG! Ecco, speriamo di no, ciao, 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 mamma mia quanto è brutto. Mamma mia, ciao bambini, ci vediamo la prossima volta, grazie, ciao!